La pupa ei il secchione, anticipazioni quinta puntata e copia eliminata. La pupa ei il secchione e viceversa, eliminat de la terza puntata. Jessica Bucci e Andrea De Santis. La copia eliminat Ana la quarta puntata de la pupa ei il secchione e viceversa, sequela dai Jessica Bucci e Andrea De Santis. Nella trasmissione dai Italia 1 condotta da Andrea Pucci con la partecipazione dai Francesca Ciprianul sintonite saranno finite le due copie formate da Miria e Marin Emanuel Paolela. Le due ospiti e giurata dai questa puntata Francesca Bara e Vladimir Luxuria hanno mandato al bagno dai cultura Manuel Paolela e dopo una serie dai gap piestra falcione ad avere la peggio ed essere eliminati dalla pupa e il secchione sono stati Jessica ed è. La pupa e il secchione battuta dai Andrea Pucci su Caterina Balivo. Chiediamo dai cambiare il cognome. Dunque, eliminati della terza puntata della pupa e il secchione e viceversa sono stati il secchione Andrea De Santis con la pupa Jessica Bucci, dopo una serie dai incredibili e clamorose gaffe come per esempio il non riconoscere Caterina Balivo. Il secchione De Santis, infatti, ha storpiato in tutti i modi possibili il suo cognome da Balivioa, Balivioa, Bolis tanto che alla fine Andrea Pucci ha concluso con una battuta. Se voi le chiediamo dai cambiare il cognome, proviamo. L'uscita dal programma dai De Santis, infine, ha anche messo fine al love story dai quest'ultimo con la secchiona Giulia Orasi. Durante la puntata dai oggi, inoltre, Francesca Barassi, Scomosa e Gianluca ha attaccato Manuel. Anticipazioni la pupa e il secchione semifinale. Flirt tra Miria e Manuel. Gioved, il prossimo anno, si inonda la semifinale della pupa e il secchione e viceversa e dall'anticipazione si apprende che ci sarà, se un forte scontro tra Gianluca Orasi mentre tra Miria e Manuel Schietter, se il bacio.